La gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo tornati dopo il Brawl Talk di ieri con Brawl Sviste. Signori, se ve lo siete persi, andate assolutamente a recuperare il Brawl Talk, perché oggi andiamo a vedere le sviste come sempre, quindi quelle robette che forse non avrete notato. Ovviamente per questa serie di video tanto amata, io come sempre vi chiedo di spaccare il tasto del like. Arriviamo come sempre a 3000 mi piace, ragazzi, anche con questo update so che ce la possiamo fare. L'iscrizione al canale con campanellina e il codice afferente the shop, tre modi semplici e veloci per supportarmi e per darmi la possibilità di continuare a portare sempre questi contenuti per voi. Vi dico già che la svista più bella ve la tengo per la fine del video, lo so, sono cattivo. Non ci mettiamo in chiacchiere, siamo qua col simbolo del Brawl Talk che ci fa l'occhiolino e andiamo subito a riprendere un tweet sulla pagina di Brawl Stars, ovvero quello di ieri, o meglio per voi che state guardando questo video, quello dell'altro ieri. Ne abbiamo visto queste immagini, ci siamo fatti mille film e in realtà, ragazzi, questi immagine era piena di spoiler. Infatti i funghetti contenevano fondamentalmente lo spoiler di questa, ovvero della foresta, ok, della nuova ambientazione. Sì, poi qua vabbè, lasciamo perdere altri funghetti, si vede praticamente anche il nuovo brawler, ok. Però appunto questa immagine non l'ho neanche commentata perché avrei fatto uscire il video in simultanea al Brawl Talk, quindi avete visto direttamente il Brawl Talk ieri. Però appunto nel suddetto video, guardate quanta roba ci hanno spoilerato, giusto per fare un piccolo recap. Questo, ragazzi, alla fine era la skin di Lou. Questo da quest'altra parte, ragazzi, era volendo la skin di 8-bit. E ancora questa, ragazzi, era la skin di Janet, quella farfalla, dove tra l'altro vi ricordo che è ufficialmente in corso un giveaway. Presto usciranno le istruzioni sui miei social su come partecipare, come vincere, ma di base vi basta un like alle storie di Instagram a tema o sui miei post di Twitter. Non scrivetemi in privato perché non otterrete sicuramente la skin spammandomi messaggi in privato, anzi proprio quelli che mi scrivono in privato ci metto una X sopra. Comunque, al di là di questi spoiler, torniamo su Brawl Sviste e andiamo al primo minutaggio, che è il minutaggio 058, ragazzi, è molto interessante. Eccolo qua, infatti, in questa immagine c'è un focus su il nuovo brawler, ok, che si chiama tra l'altro Cornelio, com'è che si chiama? No, sto scherzando, come era il nome? Cordelius, Cordelius, vabbè, ormai per me è Cornelio, ragazzi. Vabbè, il buon Cordelius. Però la cosa bella, ragazzi, è che a destra si vede già il secondo nuovo brawler, e lì, come si chiama lui invece? Giovanni, sono andato vicino, non era Giovanni, era Doug, no, lui me lo ricordo, a parte gli scherzi, Giorgio. Io personalmente non l'avevo assolutamente notato. Altra cosa molto bella, minuto 1:20, quindi poco dopo in realtà, è che in tutte queste clip fondamentalmente, vedete anche qua c'è addirittura uno zoom, quindi si può vedere bene anche al lato destro, e si possono vedere i vari dettagli di questa nuova ambientazione, l'ambientazione della foresta, ragazzi, quindi molto bella questa cosa. Non è l'unica ambientazione che tra virgolette ci viene spoilerata, ok, infatti poco dopo, a minuto 2:58 esattamente qua, quando parlano delle skin pirata, fanno capire che tornerà probabilmente l'ambientazione delle skin pirata. E non è finita, perché quando si parla poi invece dopo di Doug, ovviamente fanno vedere anche di nuovo l'ambientazione delle veloci rapide. Ormai sappiamo che Brawl Stars non mette una nuova ambientazione e la tiene lì per tutti i mesi fino al prossimo Brawl Talk, quindi di base avremo il comeback di queste due ambientazioni. Andiamo avanti spediti perché c'è ancora un po' di roba, ragazzi, un bel po' di roba. A minuto 3:36 si vede questa dinamica OP della possibilità di far respawnare i propri compagni. Infatti c'è questa Bibi che muore, ma vi faccio notare due cose. Una, come avete visto, che respawna col 50% della vita, e due, che c'è un numerino, ragazzi, non è chiaro, alcuni in chat stanno dicendo star power ma non è chiaro che il numerino sia, che comunque sia una cura di 450 punti. Durante il corso del Brawl Talk si vede che questo numerino, questa cura, cambia. Su un Rico ad esempio è 720. Non c'è dato sapere in base a che cosa cambia e in base a che cosa viene data questa cura, ma di base figo il respawn, ma non si respawn a full vita e soprattutto si può avere più o meno vita grazie a questa cura immediata. Ovviamente per poter analizzare bene il buon Doug dobbiamo aspettare il rilascio degli sneak peek, che arriveranno brevissimo, ragazzi, a brevissimo, tranquilli. Andiamo a 4:14, ragazzi, e mi devo anche un attimo mettere in pausa e alzarvi un pochettino il volume. Quando c'è il remodel di Crow, ascoltate bene. In a voiceover, if you own the skin already, you will get all of this for free in the first month. Ok, credo che si sia sentito bene in due momenti. Crow ha un remodel anche della voice line, ragazzi. Quindi sì, skin da 300 gemme, lo sappiamo, il prezzo di sicuro non scenderà, ma l'hanno fatta diventare una vera skin da 300 gemme, come il buon 8-bit Malware, ad esempio, che ha un rework degli effetti vocali. Anche il buon Crow, ragazzi, è stato ridoppiato. Non vedo l'ora di provarlo con voi e ovviamente poi dargli il voto che si merita. Andiamo avanti spediti, minuto 4:56, ragazzi, ho calcolato che prima
prima di questo video 6 ore, ok, di cast della BSC. Tra poco ne parleremo, quindi se sentite la mia voce che ogni tanto fa va un po' giù, tranquilli, è tutto sotto controllo. Parliamo delle star drop, ragazzi, di questa nuova meccanica. Così da un primo ascolto del Brawl Talk sembrava che queste stelline venissero, diciamo, sbloccate in maniera randomica, ok? E questa cosa non mi tornava molto perché le box sono state tolte proprio perché erano randomiche. Vedendo il video dei Brawl Sviste senza sottotitoli, ok, che andavano a coprire un pochettino quella parte, si vede bene una scritta upgrade chance, quindi possibilità di potenziamento. Questo vuol dire che gli star drop saranno probabilmente sempre rari e avremo 4 chance per upgradarli. Ci sono vari minutaggi in cui questa cosa si può capire. Uno è questo qua, a minuto 4 e 56, come potete vedere, che viene cliccata diverse volte ma la stellina resta rara, viene sbloccata ed ha dei token molto easy. In quest'altro minuto invece, il 5 e 16, si vede che ci sono ancora 2 possibilità. Viene pigiato il tasto, non si trasforma, viene pigiato il tasto di nuovo e sembra che si trasformi, in realtà non è così. Qua vedete che anche le chance sotto sono tornate 3, sono dei tagli che hanno fatto probabilmente al video, quindi ci stanno facendo vedere semplicemente tutte le rarità, anche perché Paola in quel momento è lì che elenca tutte le rarità. Quindi ragazzi, c'è poco da stare lì. In realtà si pigiano, ecco qua a minuto 5 e 24, i vari tastini, vedete, pigia diverse volte e poi appare la stellina epica. Qua io spero che non abbiano fatto un taglio, ma sembra proprio che questa stellina abbia più possibilità per upgradarsi fondamentalmente, ma non sia randomica, ok? Parte da rara e poi al massimo sale, non può riscendere. Ripeto però che questo è un Brawl Sviste, ci sarà uno sneak peek dedicato a questa cosa dove analizzeremo tutto e vi spiegherò tutto per bene, quindi se volete capire come funziona aspettate un giorno, 2 o 3, o magari anche poche ore, non lo so, perché in questi giorni è un delirio, e uscirà sicuramente uno sneak peek guida delle mie dove vi spiego tutto come si deve, ragazzi, lo sapete. Sì, tra l'altro a minuto 5 e 39 si vedono anche dei pin esclusivi per questa cosa qua, ragazzi, degli star drop, e a minuto 5 e 50 c'è un'ultima rollata di questi star drop e si vede proprio che è stato pigiato per la prima volta il tasto e da raro è passato direttamente a mitico, ok? Quindi non è detto che da raro diventi super raro, poi col secondo skip diventi epico e così via, può anche diventare subito mitico, non lo so, so solo che qua ripigiano e guardate cosa succede, diventa subito leggendario e lì ovviamente le possibilità di upgradare spariscono e c'è solamente il tasto tap to open. Quando pigiate fa questa bellissima animazione e vi fa sbloccare un brawler, ok? Tanta roba, ragazzi. Ok, qua ad esempio ho pigiato 4 volte e è stato raro. Poi a minuto 6 e 05 ci sono, vabbè, c'è questa tabella, ragazzi, che ora come ora non mi metto neanche a studiare perché sarebbe impossibile fare un calcolo preciso, farò come ho già detto ieri un video a parte. C'è una tabella comunque sia che mostra tutte le ricompense delle clan league e appunto si vede che sono ridotte. Poco dopo viene mostrato in questo minutaggio le ricompense della power league e tra poco vengono mostrate anche le ricompense del pass, ve le faccio vedere tra un attimo. Prima vi faccio notare 2 cose in questa schermata. La prima è che hanno proprio dimezzato tutti i bling che venivano dati qua, ragazzi, quindi le è andata una bella botta. La seconda è che abbiamo la conferma di come si sbloccherà la skin di Lu. Sempre 60 round vinti per la skin, 30 round vinti per quello spray che ci viene spoilerato, e anche l'avatar ci viene spoilerato, ragazzi, e si otterrà subito quello invece. E io nel frattempo devo ancora finire la Power League. Me ne vergogno, sì. Ok, questo invece è il minutaggio che vi dicevo prima. A parte che si vede già una skin di Cordelius e la sua skin della 70esima soglia, si vede una drastica riduzione sulle ricompense bonus che scenderanno: 50 di oro, 20 punti energia e 5 chroma crediti. Cioè praticamente, cioè 5 crediti normali. Cioè praticamente le bonus rewards veramente non servono, non dico più a niente, ma sono veramente irrisorie. Sinceramente, d'ora in poi, quando finirò il pass, mi riguarderò dal perdere tempo in candidate del giorno piuttosto che in modalità speciali. No, tenetevele pure le vostre modalità speciali, non le farò più nel momento in cui raggiungerò la 70esima soglia. Mannaggia voi. E soprattutto la mia domanda qua è: conviene fare un claim di tutte le ricompense prima che esca l'update, ragazzi? Perché non vorrei che anche le vecchie ricompense bonus diventassero così. Io nel dubbio un claim lo farei, non lo so, voi cosa dite? Me lo segno, me lo segno. E anche i crediti del pass, giustamente in chat mi fanno già notare che da 95 qua sono già diventati 70. E ragazzi, io non vedrò di fare quel video dove mi metto a calcolare la differenza tra le ricompense prima e le ricompense ora. Un'altra roba molto interessante arriva a minuto 6 e 17. Qua vedete aprono un star drop leggendario, esce un brawler, questo brawler è Bibi, e Bibi segna 5° brawler epico sbloccato
votato su 13. Allora, metto le mani super avanti. Questa è una mia ipotesi, ok? Non ci sta scritto da nessuna parte. Ci siamo interrogati in live sul perché qua segni 13 brawler epici anziché 14, perché adesso è stato introdotto Hank. E l'unica risposta che mi viene da darmi è: probabilmente Brawl Stars sta lavorando a questa cosa degli star drop da molto tempo, ok? E questa clip è stata registrata probabilmente prima dell'introduzione di Hank. Sì, guarda, in chat mi hanno detto anche un'altra cosa interessante a proposito di rarità. Al minuto 3:15, se non avete visto la reaction di ieri o ve lo siete persi e volete sapere la rarità del nuovo brawler, vabbè, ovviamente Crudelius, Cormelius, Cardilius, insomma il primo, quello là dei funghi, è cromatico, è il brawler del 19° pass, ma Doug è un mitico, si vede in questa schermata perché banalmente la sua grafica è rossa, ok? Quindi è un mitico, che è comunque una rarità, non è che ce ne erano così tanti di mitici, quindi ci sta. Poi a minuto 6:36, sempre qui questa cosa, il vostro Fer se n'è già accorto ieri, cioè io ormai, ragazzi, faccio i brawl viste già durante il brawl talk, cioè sto troppo avanti. Allora, praticamente in alto in questa qua, che è la schermata delle missioni, si vede il battle token button. Il button l'ho aggiunto io così, cioè il pulsante dei battle token, ovvero, come voi saprete, Brawl Stars ci dà la possibilità di ottenere dei token ogni tot ore, ce ne danno 20, ok, fino a un massimo di 200. Poi se giochiamo questi token ci vengono sbloccati e andiamo avanti col pass. Infatti i player più attivi riescono a fare più soglie, fondamentalmente bisogna essere più attivi soprattutto i primi giorni del pass per sbloccare prima il nuovo brawler. E prima questa cosa era indicata solamente sopra il tasto gioca nella lobby, invece adesso ha una slot dedicata. Questa è un'idea molto intelligente perché rende il tutto molto più comodo. D'altronde, quando è che noi interessano i battle token? Quando siamo nella schermata del pass, quando siamo nella schermata delle missioni dove otteniamo token. Dover uscire da questa schermata, andare a vedere il tastino, era scomodo. Questa è una soluzione sicuramente più smart. Detto ciò, a minuto 6:52, anche qua ragazzi, queste cose qua le avevo già notate, sto troppo avanti, cosa volete che vi dica? Oltre a ricordarci che dopo la finale che ho appena commentato, quello che vi dicevo prima, ce ne sarà un'altra oggi mentre state guardando questo video probabilmente, e una stasera anche, insomma, la parte nord e sud America. Ecco, ci danno uno spoiler di quelli che saranno i prossimi pin, ragazzi, eccoli qua. Allora, una cosa che molti si sono chiesti è: questi pin in teoria sono una versione umanizzata, faccio il segno delle virgolette perché il primo è un orso, non è un umano, ma vabbè, di alcuni brawler. Che brawler dovrebbero essere questi? Allora, io ho delle teorie, ve le dico, poi voi ovviamente dite la vostra nei commenti. Il primo è un orso, quindi credo che sia Nita, penso che sia abbastanza palese, ma la particolarità di quel pin è che non sembra un pin, sembra un graffito, sembra uno spray. Questa potrebbe essere una cosa molto carina, cioè andare a mettere anche dei diversi tipi di, diciamo, oggetti cosmetici, anche perché vi ricordo che, ragazzi, il pin centrale si vince in teoria nelle BSC che si stanno giocando oggi, poi magari ci sarà un altro pin per le prossime, e per quelle di agosto, quelle finali, ci sta che ci sia uno spray, un elemento cosmetico diverso, no? Ma i due brawler a destra, o meglio i due brawler romanizzati a destra, che brawler sono? Cioè che brawler è quello con gli occhiali blu? Che brawler c'è con gli occhiali blu? Qui in chat in tantissimi hanno avuto dei dibattiti, diciamo, e beh, quello centrale senza ombra di dubbio è dichiarato direttamente da Brawl Stars, è Leon umanizzato, ragazzi, ebbene sì. E tra l'altro lo sbloccheremo tra poco perché giustamente mentre commentavo l'ho anche sbloccato, multitasking alle stelle. Quello di destra è, allora, sembrerebbe essere un po' Fang per il ciuffo, cioè un po' Edgar per il ciuffo, ma appunto, dato l'occhio comunque sia più sottile, più a mandorla, e ragazzi, potrebbe essere Fang, potrebbe essere tranquillamente il buon Fang. Alcuni dicono Ems, oddio non lo so, Ems ce l'avrei vista con un cellulare, però sinceramente, conoscendola, io dico Fang. Alcuni dicono Buster, è difficile, lì c'è il dubbio e ve lo chiedo voi nei commenti. Comunque passiamo sui miei pad, ragazzi, perché c'è una notifica là in alto a destra per prendere il pin speciale che vi ho mostrato poco fa. Siamo con Hank, non si vedono le coppe. Se volete sapere quante coppe l'ho portato, è uscita proprio l'altro giorno, la settimana solo Hank, recuperatela assolutamente. Io resto in Power League perché, ragazzi, devo ancora finire i round. Non è commentabile questa cosa, lo so, li finirò, ve lo prometto. Adesso pensiamo solo a una cosa, a prendere questi maledetti punti, che sono pochissimi, fanno ridere veramente. Va bene, ragazzi, già, a cavaldonato non si guarda in bocca. I primi sono veramente messi lì tanto per, ok? Tra l'altro mi triggera troppo sta cosa che mi fa uscire dalla schermata. Ok, bling. Loro, 100 token. E ragazzi, ce l'abbiamo il pin finale. Eccolo qua.
Tech non è ancora animato, verrà animato nei prossimi giorni slash mesi, perché magari verrà animato con i prossimi aggiornamenti, non con questo. Però intanto è un dato di fatto che è il pin di Leon. Quindi vado su Leon e mi dispiace un po', devo essere sincero, perché il mio Leon ha diversi bei pin. Però il pin Clash, ragazzi, lo devo togliere, mi spiace. Zack, eccolo qua, Leon. Piano piano, ragazzi, vi giuro, riusciremo a far su tutti i pin umanizzati, dai. E ragazzi, arriviamo adesso alla svista più bella. Allora, una delle criticità che ho trovato al Brawl Talk è stata fondamentalmente questa. Il Brawl Talk dura una decina di minuti. Ve l'ho già detto ieri, a minuto 7 fanno partire questo discorso di Paola che se ne va. L'ho trovato un po' eccessivo. Il Brawl Talk dura 10 minuti, a 7 parte questo, il 30% del Brawl Talk non ha contenuto. Paola di fatto non andrà via, andrà a seguire la parte di Codebuster, quindi comunque la continueremo a seguire, la carissima Paola. Fatto sta che a un certo punto di tutto questo discorso, e vabbè, lei si commuove, fanno un regalo, anzi no, prima del regalo, ecco, esattamente qua, lei dice non ti lascerò da solo con Frank, ok, e si girano e salutano qualcuno. Non si capisce se stanno salutando Frank o se stanno salutando la nuova persona che andrà a sostituire Paola. Io vi lascio con questa cosa, ok, in chat ci siamo letteralmente divisi a metà, che questo nuovo community manager che sostituirà Paola, in realtà ce l'hanno palesemente fatto vedere già, un po' come hanno fatto con la prima Brawl Svista che vi ho mostrato, quella di Doug, che ce l'avevano già fatto vedere in maniera palese, già parlando di Cornamusa, ok? Allora, andiamo proprio indietro, indietro, indietro. Qua, ragazzi, nella scena dove c'è Dani che ha le allucinazioni, ok? Come potete vedere, vede il tavolo con i funghi, vabbè, impazzito, ok? Si siede e c'è Dani che gli dice: ma scusa, adesso è una sedia, cosa fai? Ti siedi su di me, vabbè, dice. Quando gli dice questa è la mia faccia, ok, perfetto. Poi c'è questa scena. Allora, alcuni hanno detto quello sulla sedia era Dani, il tavolo sarà Frank. Ma ascoltando la voce, non è Frank. Sembrerebbe essere, secondo alcuni, Adrian, che è uno sviluppatore di Brawl Stars che appare anche in Time to Explain. Fatto sta che questa persona, secondo me, non è Frank, non è Ryan, non è Dani, non è Paola. È qualcuno che nei Brawl Talk non si è ancora visto. E quindi, fondamentalmente, ragazzi, questo potrebbe essere il sostituto di Paola. Ve l'ha avuto lì così? Non lo so. Ragazzi, questo era Brawl Sviste. Spero che anche quest'oggi vi abbia arricchito, vi abbia creato ancora più hype. Noi ci becchiamo presto, spero che sia questione di ore, con gli sneak peek.